Come ho fatto vedere prima, è il grande rimedio del piccolo. Potete comprarli sul nostro sito. Allora, prendiamo uno stelo. No, ma questo uso per i tulipani, aspetta. No, chiamo questo. Ah, ok. Stupenda, stupenda, bellissima. Davvero? Sì, Ma sì. muove, faccio vedere quell'altro. Allora, questi sono 50 cm, sti steli, quindi io indicativamente con uno ce ne faccio tre dei fiori. Allora, ce la facciamo rosa. Facciamo una bella rosa rosa. Tagliamo sempre quattro. Allora, questa l'accantoniamo. Tagliamo sempre quattro fazzoletti di fomi 2 mm più grandi, vedete? Più grandi dello stampino, quindi uno, due, tre e quattro. Ok, adesso andiamo a crearci un'anima. Tante persone ci mettono l'ovetto di polistirolo, chi ci mette. Noi facciamo direttamente tutto con il foamy 2 mm. Perché adesso vi farò vedere che comunque non si vede quest'anima. Ma se si dovesse vedermene è tono su tono. Ora vi faccio vedere come faccio, eh. Allora, vado a tagliare un rettangolino. Ora vi dico pure le misure, all'incirca 7 cm per 3. Ma comunque questo poi va ritoccato. Questa è una cosa all'incirca, ok? Andiamo a fare. Ecco qua, quindi in realtà taglio 5 centimetri. Solo lavoro qua, che sono i pistilli classici. Ok, e lo lasciamo, c'è dove dare questa spazzoletta, lo lasciamo così. Poi prendiamo un pezzettino di stelo e gli facciamo un bel. Ma verde su verde, si vede lo stelo? Sì. Gli facciamo un bel cappietto, così. Ecco qua. Prendiamo la spazzolina, plissettiamo e la mettiamo dentro al cappio. Poi capovolgiamo, cioè in pratica ci abbiamo questo tra le mani e lo stelo in cima e andiamo in chiusura. Ecco qua. Ok. Adesso andiamo a liberare la spazzolina, cioè tutti, quindi apritela, capito che vi voglio dire? Apritela, quindi sia da una parte che dall'altra ci stanno sti cosettini. E andiamo, e questa è fatta, è l'anima della nostra Questa rosa, è la rosa. l'anima della nostra rosa, e l'accantoniamo. Ok, adesso ci andiamo a formare i nostri quattro petali. Sempre positivo a terra, sempre negativo pronto a chiudere, andiamo a scaldare il foamy 2 mm. Chiedono se si può fare anche col glitter. Lo chiede Antonella. No, A Tonella Follega. Antonella Maiorica. No. Tonella Maiorica, io. Ala, infermiera, L'infermiera. sì. Allora, sì, col glitter si può fare. Non la consiglio tanto perché il glitter tende a cocersi. Quindi, se proprio la volete fare col glitter, almeno non mettete il glitter dalla parte della piastra, ok? Quindi sempre mettete il tinta unita sulla piastra e il glitter verso l'alto. Ok. Anche Elena D'Angelo. Elena D'Angelo, ciao, non ti sta a vedere Napoli te? Anche Antonella Visco. Antonella, domani ti mando quel PDF che ti avevo detto. Che di manna? PDF. Sì. Antonella dice, cosa state facendo? Stiamo a fare delle rose. Fino a mo' abbiamo fatto questa. Con Sta Rosellina. un metodo. E adesso ve ne faccio vedere un altro, che io trovo molto più pratico e veloce. Come si abbassa, vedete? Andiamo a ripiare il fazzolettino e andiamo in pressione. Tiziana Riga. Tiziana, tu sai qualcosa di queste roselline, eh?
che ieri sera l'abbiamo fatto insieme, boh, tipo 20. Antonella Follega, Antonella. Luisa Triglia. Luisa, buonasera. Namo, pressione. E voilà. Ci andiamo a ritagliare come prima, stesso metodo, contorni arrivati fino al nucleo. Si vede? Sono tutti affascinati dalla crepiera. Ne è la mia. Cioè, nel senso. Che in realtà si può fare pure con la pistola termica. Sì, Però, però per velocizzare si può certo. usare una Quella è semplice comoda pure. No, crepiera. ma è comoda pure tutte le signore che magari vogliono scallare tutte insieme, no? Quando uno fa i corsi o fa. Quella è comoda perché Sì. c'ha. Ah, adesso noi queste crepiere non ce le abbiamo in vendita, però visto la richiesta ci Muoviamo informeremo. le crepiere. E magie. Eh sì, al momento compratele da Mauris, Risparmio Casa, Per me tipo Lidl. Euronics, Anche oppure come si chiama quell'altro Media World, sì. Sì, Media, Troni. oppure ci devo fare una tanazia qualsiasi, ti pare che non c'è una crepiera? E Stasera devo fare due crepe. non gli arida di più. Giusy Esposito chiede come fare per acquistare. Ma che? A crepiera? Non lo so. Penso Giusy tutto. Esposito www.mochimaggi.it. Guarda qua. www.mochimaggi.it. Ah. Stiamo? Stefania Occhipinti. Stefania, buonasera. Poi c'è Miche Lina. Ciao Michelina. Può essere pure che sono di persone. Hai visto tanta gente fa i profili. Può essere che è Michele e Lina. Giusto? Ok, siamo pronte? Ora vi faccio vedere come faccio io adesso. Adriana dice io sono la padella. Adriana, mannaggia, Adriana, tu sei proprio la peggio. Mannaggia. Allora, andiamo avanti. Come potete vedere, se noi facciamo questo, possiamo vedere che sti pistilletti superano il nostro petalo. Allora, noi li dobbiamo far arrivare a tre quarti del petalo. Quindi andiamo a tagliare, scusate, il mio professionalissimo secchiello. Andiamo a tagliare l'eccesso. Ecco qua. Ok? Ci dobbiamo avere questo risultato. Dopodiché andiamo a creare, mo la faccio vedere, una salsiccetta così. Ok, puntina di colla qui sulla base e andiamo in chiusura. Non siete niente, perché io sto vedendo la parte mia. Bene. Sì. Andiamo in chiusura. E quindi abbiamo i pistilletti dentro e questo che lo racchiude, vedete? Poi prendiamo il petalo davanti, puntina di colla, puntina di colla e andiamo a farla abbracciare così. Senti, La dama Gena. come potete vedere, ciao Margena, come potete vedere, sto sulla pistola della Sizzix, mia fedelissima amica, in cola in fa fili. Ok, poi puntina di colla, puntina di colla. E andiamo a chiudere. Roberta Camillucci. Ciao Roberta Camillucci. Vedete? E qui abbiamo il nostro bocciolo. Ok. Una volta fatto il bocciolo, proseguiamo con il secondo giro dei petali. Quindi andiamo sempre a bucare al centro. Diciamo che la montagnola qua deve stare sempre verso l'alto. La montagnola o in italiano? No. La sporgenza. La sporgenza.
Ok, poi stiamo così, no? Quindi la colla rimane ferma, gira il bocciolo e andiamo a mettere la colla sulla base. Diviene una corona di colla, vedete? E tiriamo su il petalo. Allora, solo il primo c'ha l'accortezza che dovete fare. Uno dentro, uno fuori. Uno dentro, uno fuori. Uno dentro, uno fuori. Fa una piccola spirale. E aspettiamo, ecco, questo è il risultato. Aspettiamo che si asciuga. Cunetta. In che senso? Questa. Ah! Yes, addio. Cunetta. Chi lo dice cunetta? Dosso. Sì, Stanno addosso. uscendo tutti i sinonimi. E andiamo. Ok. Ecco sempre. Andiamo sfilzate e tirate su. Cunetta. E tantonella. Uguale l'ultimo petalo. E tirate su. Ok. Aspettate un attimo che si asciuga. Grazie. Dicono che è spettacolare. È spettacolare, ma più che altro io la trovo pratica. Perché rispetto a quell'altra, avete visto quanto ci ho messo poco a farla? Cioè, c'è paragone, Sì, è molto più no? È veloce. veloce, eh. Tu immagina quando ne devi fare tante. Aperta capellucci suggerisce protuberanza. Protuberanza. Molto medica, no? Come avevo detto io. Dicono che questo metodo Che è? è spettacolare. Perché è veloce, ma a me piace tanto. E comunque uso solo questo, mo. Vabbè, ci abbiamo qui la nostra rosa, ok? Eccola qui.